Maurizio, ci mancherebbe altro. Ma sul fatto che, scusami, così almeno possiamo anche chiarire, sul fatto che tu sei stata incinta di lui o non è una balla? Non è vero. Allora mi scuso che io effettivamente anche su YouTube ho rilanciato un po', quindi questo è una mia responsabilità, è una mia responsabilità. Però sai cosa? Che tu sia stata con Fabrizio a Lecco per un periodo, questo sì. Ecco, però non è vero quello del... e quindi ringrazio Dio anche dell'aborto, non è vero? A maggior ragione, guarda, mi fai felice nel chiamarmi Sara, mi dai un regalo immenso, perché io ho pregato Dio che non fosse vero, perché io sono... Ma sei a Roma, Sara? No. Ah, sei a casa da mamma. Comunque, guarda, io ringrazio Dio che tu ti sento una voce, stai benissimo, sai il bene che io ti voglio, Sara. Io a fianco a me c'ho un... Ma non prendere, ti prego, non prendere psicofarmaci, non prendere queste cose, Sara, perché inguaiano. Io ci sono passato nel 2007, sai che quando c'è stato quell'episodio del 4 luglio ho lasciato il mio cuore, perché ho pensato in quel momento di dare fiducia a tua madre, perché non sapevo neanche cosa poter fare in più rispetto a quello che ho fatto. Però credo, e questo me lo devi riconoscere, Sara, che rispetto a tante altre persone nel mondo dello spettacolo, io sono 2 anni che mi sgolo a invitare la gente a non giudicarti se non ti conoscono per la bella persona che tu sei. E quindi guai, l'ho sempre detto, a chi si permette di dire delle cose inesatte sulla tua persona. Io stesso mi scuserò pubblicamente, prometto. Allora, a me Fabrizio mi aveva detto che tua mamma ti aveva prelevato di forza e, diciamo, lì a Olginate davanti a un parcheggio, e mi aveva detto che ti aveva preso di forza, ti aveva messo dentro una macchina con 2 persone, e da quel momento Fabrizio mi ha chiamato una volta almeno ogni 5-6 ore disperato, perché era veramente, questo lo ammetto, disperato, che non sapeva dove era andato a finire, e sia io che lui avevamo paura che fosse ritornata in una clinica, diciamo, in ospedaliera. Poi mi ha detto, lui stesso ha pubblicato su Facebook che tu eri rimasta incinta, e quindi poi io l'ho ripreso a mio modo con i video che io faccio, però adesso sarà mio impegno pubblico, ti prometto, non solo a scusarmi pubblicamente con te, io lo farò oggi stesso, dicendo che mi sono preso una responsabilità oggettiva eccessiva, ma io ero convinto della buona fede di Fabrizio Chinaglia. Io ti devo riportare quella che è la mia valutazione. Io non ho mai incontrato personalmente Fabrizio, Sara, non ho mai incontrato Fabrizio. Ecco, ho avuto telefonate una sull'altra, anche in quest'ultimo periodo lui era veramente preoccupato per questa cosa dell'aborto, però ha messo in scena, e non capisco che senso abbia, cioè non si può giocare sulla vita di una persona, sulla vita di un bambino, non è accettabile questo, non è accettabile. Quindi non solo io farò una scusa pubblica, ma io presenterò a questo punto anche un esposto nei confronti di Fabrizio, perché lui mi ha fatto credere delle cose, ciò pianto per intere giornate pensando che tu hai, capisci? Sara, intanto consentimi che io qui a fianco a me ho una persona che mi ha riempito il cuore quest'estate, è anche un suo amico, ma mi permetto di rubarti un minuto, Sara, c'ho Daniel, che è una persona che non solo mi sono legato molto, ma ti stima tantissimo, ha saputo tutte quante le vicende anche che ci hanno legato, e mi faceva piacere presentarti un attimo, si chiama Daniel, un tuo fan, Sara Tommasi. Pronto, Sara? Bene, bene, sì. Come fa? Ma spero che non stai prendendo psicofarmaci di qualsiasi tipo. Come? No, ma questa infatti è la cosa, gliel'ho detto anche lui, il problema sai cos'è? Scusa che ho ripreso il telefono, ti ripasso Daniel. Pronto, Sara? Senti, io sono un pochino scorsa che devo andare a messa, quindi ti devo salutare. Ma da quanto tempo è che stai bene, diciamo, mentalmente?
Sì, da quando sono tornata mi sono fatta vedere e hanno detto che stavo a posto. E no, e tu come ti senti? Benissimo. Me la ripassi un secondo? Scusami, Sara, ho ripreso il telefono, Sara. Un'ultima cosa volevo chiederti, allora mi autorizzi a poter dire pubblicamente che io ho sbagliato, ho preso una grande cantonata nel dare credito a Fabrizio, soprattutto ho diffuso anch'io stesso la notizia dell'aborto, quando ringraziamo Dio non è il caso che non solo tu non hai abortito, ma non sei mai stata incinta, e questa è la vera notizia che è giusto che la gente sappia, ma soprattutto io che spesso e volentieri mi conosci per essere una persona autentica, sarà la prima volta in vita mia che pubblicamente dirò mi scuso perché ho sbagliato e ho rilanciato delle notizie non solo false, ma delle notizie mai in buona fede, perché io avevo creduto a questo signore che a questo punto si dimostra, non capisco neanche perché l'abbia fatto, Sara. Vabbè, lasciamo stare, dai. Vabbè, comunque, ringrazio Dio che tu stai bene e che non hai dovuto abortire. Va bene, grazie. Mi saluti tua mamma, perché io poi non ho avuto più... Me la saluti. Un bacio, Sara. Bacio, ciao. E amici di YouTube, per me è stata una grande gioia sentire Sara Tommasi, oggi sono le 7.05, avete sentito nel finale, io avevo sbagliato, non avevo messo il video voce subito, vi chiedo scusa, ma avete sentito gli ultimi secondi della telefonata dove Sara Tommasi ha confermato che non è mai stata incinta e quindi di conseguenza non ha mai abortito. Aspettavo questa telefonata dal 4 luglio, non vi nascondo, sono profondamente contento e felice di questa cosa che mi ha, questa telefonata che mi ha fatto, dove Sara però mi ha rimproverato di aver rilanciato delle notizie che mi sono giunte da Fabrizio Chinaglia. E a Fabrizio voglio dire una cosa: Fabrizio, io non ti ho mai conosciuto pubblicamente, ma solo per telefono, ti ho dato fiducia, mi devi dire però adesso per quale motivo hai fatto soffrire me e direi milioni di persone, perché quando io ho reso pubblico che Sara Tommasi era incinta e che Sara Tommasi poi ha abortito, credo che abbiamo intristito tanta gente. Credo che hai a questo punto il dovere morale di chiedere scusa. A me non me ne frega, non mi devi chiedere scusa a me. Io non voglio chiederti questo, però tu devi chiedere scusa agli italiani e soprattutto a Sara. Alza il telefono, perché Sara Tommasi non è mai stata incinta, Sara Tommasi mai ha abortito, e io pubblicamente alle 19.06 di martedì 8 ottobre di fronte agli italiani chiedo scusa, perché io ho reso pubblico al mondo che Sara Tommasi era incinta e che ha abortito. Chiedo scusa, non voglio essere perdonato, perché le notizie devono essere sempre confermate. Io non ho avuto conferma da Sara, di questo mi assumo la responsabilità.